Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, ben trovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella E Entrano. Ugo Lombardi. Salutiamo naturalmente alla regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti, buonasera, buonasera. Rivolgiamo lo stesso saluto al tuo assistente alla regia, Ugo. Ciao Ugo. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera a tutti. E diamo il benvenuto al nostro graditissimo ospite, Salvatore Borsellino, presidente e fondatore del movimento Agende Rosse. Buonasera Salvatore, grazie Buonasera, è per aver un piacere. accettato il nostro invito. Buonasera a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Bene, a brevissimo con Salvatore naturalmente parleremo delle ultime dichiarazioni, o meglio, intendimenti di dichiarazioni da parte di Totorina e non solo, ma per il momento passo la linea a Rosario per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti, buonasera anche a Salvatore Borsellino, ben ritornato su Radio Saiuz. Allora, ricordo a tutti gli amici che siamo andando a reti unificate, quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favara Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio, scusatemi sempre da Modena. Siamo anche a reti unificate sulla TV, sulla Web TV. Quindi sul canale YouTube Radio Saiuz, sulla pagina Facebook e sul nostro sito radiosaiuz.it. Bene Antonella, ti ripasso la linea. E io la rigiro immediatamente a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Grazie Antonella Intranò, questa linea che viaggia, adesso prepareremo anche un biglietto, questa linea che gira continuamente. Un saluto circolare a voi tutti, un saluto in modo particolare al vostro importante ospite che avete questa sera, più volte anche intervistato dal sottoscritto per il circuito televisivo terrestre. Dunque, le notizie. Beh, rimane in primo piano assolutamente quella relativa alla strage di Viareggio, che l'associazione dei parenti delle vittime dicono la battaglia continua per la revisione della prescrizione. Ecco, lo dicono in conferenza stampa i familiari delle vittime della strage di Viareggio dopo le 23 condanne di ieri, tra cui quella dell'ex AS di RFI Moretti e D'Elia. Rinuncino alla prescrizione, chiedono. Il sistema ferroviario è stato riconosciuto responsabile di inadempienze e omissioni e i vertici avevano il potere di intervenire, aggiungono i parenti. Moretti, ora capo di Leonardo Finmeccanica, deve dimettersi e gli si tolga il titolo di cavaliere del lavoro. Nel disastro ferroviario del 2009, lo ricordiamo, morirono 32 persone. Un treno carico di gas GPL deragliò, praticamente c'è stata la fuoriuscita del gas che ha cominciato a interessare tutta l'area della stazione, non solo anche le case lungo la rete ferroviaria, e da lì prese fuoco. Quindi, come sapete, il GPL è altamente esplosivo, esplosero anche le case. Quindi ci furono tutti questi morti, anche persone giovani, una ragazza di 22 anni, insomma, queste cose qui pesano e peseranno per sempre. Dunque, l'altra notizia che ci è giunta in serata, si cambia totalmente argomento, non è certo una notizia anche questa interessante, assolutamente, ci riferiamo ai nostri connazionali che vivono nell'Istria, nella vicina regione dell'Istria. Come sapete c'è una televisione storica, una radiotelevisione storica, mi riferisco a Radio TV Capodistria, la prima TV a colori in Italia, una televisione che ha sempre portato un arricchimento culturale nel nostro paese, e tra parentesi aggiungo io ce n'è veramente bisogno. Ecco, cosa sta succedendo? C'è preoccupazione nella comunità nazionale italiana in merito ai tagli e riduzioni
delle risorse sia finanziarie che del personale nei programmi italiani di radio e TV Capodistria. Queste razionalizzazioni sono note ormai da tempo, pertanto i vertici della comunità autogestita costiera della nazionalità italiana hanno il timore di avere in futuro maggiori difficoltà nella produzione dei contenuti radiotelevisivi nei programmi italiani. Il suddetto vertice della CAN ha inviato una missiva al primo ministro sloveno Miro Cerar, chiedendo immediatamente un incontro per discutere la situazione dei programmi italiani della radiotelevisione di Stato. La CAN Costiera ha deciso di intervenire direttamente presso il capo del governo poiché ritiene lesi i diritti costituzionali garantiti alle minoranze, così come previsto dai trattati internazionali. La notizia prosegue e si conclude dicendo: della questione è stato informato anche il garante dei diritti dell'uomo, al quale la CAN Costiera e Maurizio Tremul, in qualità di rappresentante della comunità nazionale italiana in Slovenia, hanno inviato una lettera sottolineando la gravità della situazione corrente. Tutto per il momento della redazione di RST, linea a Antonella Intranò per la conduzione di Osservatorio Antimafia. A voi. Grazie Massimo Bonella, ci risentiamo in chiusura di trasmissione per gli ultimi aggiornamenti. Dunque, Salvatore, è inevitabile porti questa prima domanda rispetto alle intenzioni di dichiarazione, come dicevamo in apertura, del capo dei Capitol, Riina. Lo scorso anno Riina si era sottratto alla deposizione durante lo svolgimento del processo Borsellino-Quater. Come va letta, secondo te, questa inversione di tendenza della strategia comunicativa, contestualizzandola anche nel momento di cambio degli equilibri politici che il nostro paese sta attraversando? Guarda, io non mi aspetto assolutamente nulla dalle dichiarazioni di Riina, perché i messaggi che Riina lancia sono sempre dei messaggi criptici e non c'è da cercare alcuna verità in quello che può dire. Ricordo, per esempio, quando Riina disse che Paolo Borsellino si era ucciso da solo premendo il campanello della abitazione di dove era nostra madre. E sono cose assolutamente fuori dalla realtà e bisognerebbe capire il motivo per cui manda questi messaggi che non sono assolutamente, non hanno niente a che fare con la verità. Proprio stamattina, parlando con l'autista di Paolo, che è l'unico della scorta che rimase in vita, mi diceva che lui aveva chiaramente visto Paolo che suonava il campanello della casa di nostra madre, non il primo campanello, quello sul portone esterno, ma io tra l'altro questo non lo sapevo, ero convinto che Paolo fosse stato ucciso mentre suonava quel campanello. Invece, a quanto pare, a quanto mi ha detto l'autista, che mi ha detto di aver osservato chiaramente questa scena, perché era sceso dalla macchina e ha guardato prima di risalire sulla macchina per fare manovre e quindi rimetterla in condizione di marcia, e aveva visto Paolo che ha suonato addirittura 2 volte il campanello e poi di averlo visto parlare con mia madre attraverso il citofono. E quindi il fatto che diciamo fosse stato collegato un sistema per cui premendo il campanello Paolo si avesse azionato il dispositivo per l'esplosione è assolutamente inverosimile e bisognerebbe capire il motivo per cui dice queste falsità. Quindi non c'è niente da aspettarsi di verità dalle parole di Rina. Potrà o lanciare dei messaggi criptati, diciamo, ai suoi accoliti all'esterno, oppure, e questo è possibile appunto visto il momento di cambio in cui si aspetta un cambio nella politica, eccetera, il momento particolare, potrebbe lanciare dei messaggi che potrebbero voler dire anche le sue dichiarazioni di parlare, di volere adesso fare della dichiarazione, potrebbe voler dire attenzione che io potrei parlare, però che da queste parole ci si possa attendere delle verità è assolutamente improbabile.
Ma infatti, Salvatore, secondo te questa sua dichiarazione potrebbe essere anche un chiaro messaggio rivolto all'organizzazione stessa, visto l'indebolimento dell'egemonia corleonese? Questo è un dato che emerge dal rapporto della DIA, l'ultimo rapporto della DIA perlomeno. Non è assolutamente difficile capire quale possono essere, perché si possono fare diverse ipotesi, che possa parlare appunto ai suoi accoliti, ripeto, oppure potrebbe essere un messaggio lanciato a chi diciamo, ha condotto la trattativa con la mafia. E quella trattativa che non scordiamocelo è costata la vita a Paolo Borsellino e potrebbe voler dire attenzione, potrei parlare, potrebbe significare voler mettere sul chi vive quella che era la controparte e io sinceramente credo che sia questa l'ipotesi più probabile. Più accreditata. Ma ingegnere, a proposito di questo clima instabile, così come diceva prima Antonella, riferito all'articolo di Pettinari è molto compiuto a tale proposito, però credo che si possa cogliere una sorta di così di contraddizione. Cioè, qua c'è una lotta, diciamo, fra loro per chi deve prendere il sopravvento e quindi deve superare l'altra, dei mandamenti o famiglie fra loro. Però poi c'è, leggo nella relazione stesa e quindi anche nell'articolo di Pettinari, c'è una tendenza a cosiddetto inabissamento, e cioè una gestione silente di affari interni ed esterni. Come possono combinarsi queste due cose? Cioè, da un lato. Questo inabissamento, attenzione, lì Rinas non è sicuramente una persona da inabissamento. L'inabissamento era la strategia di Provenzano, non di Rina. Rina aveva una strategia di scontro frontale con lo Stato. Tant'è vero che venne messo in disparte, io ritengo addirittura venduto o sacrificato da Provenzano nel momento in cui si voleva portare avanti quella trattativa e passare appunto a questo inabissamento. Quindi da parte di Rina, in quanto all'inabissamento, non credo che sia una persona o un personaggio che mai possa avere diciamo, obiettivi in quella direzione. Io, tra l'altro, sono anche molto perplesso anche sulle intercettazioni che furono diciamo nel cortile del carcere furono raccolte dalle parole di Rina, perché io non capisco non arrivo a capire il motivo di minacce di morte che partano da Rina per un giudice come Di Matteo. Alla fine il processo sulla trattativa per la cupola mafiosa e per Rina, la trattativa rappresenta un innalzamento di Stato, un elevamento di Stato, cioè la cupola mafiosa, l'organizzazione mafiosa che viene messa all'altezza di uno Stato parallelo, cioè di poter arrivare a discutere con lo Stato. Quindi il perché possano arrivare a partire da Rina, minacce di morte per un magistrato che indaga sulla trattativa, sinceramente non la capisco. Io minacce di morte me le posso aspettare veicolate in qualsiasi maniera e magari anche attraverso Rina o da chi invece da parte dello Stato deviato a quella trattativa ha partecipato, cioè da quei nomi che probabilmente mio fratello aveva annotato sull'agenda rossa, agenda rossa che quindi proprio per questo motivo doveva sparire. Mi perdoni, ingegnere, io intendevo dire che se è vero che c'è una guerra all'interno delle famiglie, soprattutto verso i corleonesi, non si corre il rischio che tutti gli anziani, vecchi, insomma, quelli che devono subire comunque un cambio generazionale, abbiano un movimento moto di ribellione e quindi lo stesso Rina possa aver avuto questo tipo di reazione.
contro questa desautorazione. Sì, questa potrebbe essere un'ipotesi, però ripeto, soltanto un'ipotesi. Da Rina, diciamo, secondo me, diciamo, discutere su messaggi che saranno criptici ancora prima che avvengano e sulle intenzioni, sinceramente io lo trovo poco, poco utile. Forse è meglio aspettare che ci siano queste diciamo queste, da queste parole di Rina, poi forse si potrà riuscire a capire quali sono le sue intenzioni. In questo momento sono elucubrazioni che sinceramente possono essere fatte in qualsiasi senso, ma senza, con una scarsa probabilità di indovinare quali possono essere le intenzioni del dottor Rina in questo frangente. Già è difficile interpretare le parole che ha detto e che sono state interpretate, figuriamoci le parole che ancora non ha detto. Eppure, Salvatore, quest'oggi sul Fatto Quotidiano è apparsa un'intervista a Gianni Anania, che è appunto l'avvocato del boss. E lo stesso Gianni Anania ammette che Rina in aula non dichiarerà nulla di che, non ammetterà nulla, e che considera Ciancimino Junior solo un cretino. Ora però, facendo un piccolo passo indietro, il 21 e il 31 maggio del 2013, lo stesso Rina, in presenza di alcuni agenti del gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria, affermava che lui non aveva cercato nessuno e che erano loro a cercare me per trattare. Queste le parole riportate in aula dai testi Michele Bonafede e Francesco Milano. Queste sono in netta contrapposizione appunto con le dichiarazioni del suo avvocato, che definisce il dialogo Stato-mafia una pura montatura. Ora mi chiedo e ti chiedo, è un problema di sdoppiamento di personalità o è un ulteriore tentativo di spostare l'attenzione altrove? Ma sicuramente, diciamo, da Rina c'è da aspettarsi anche il... diciamo la possibilità che i messaggi che lancia siano fatti in maniera da poter indirizzare in qualche maniera l'attenzione verso qualche cosa, ma bisogna capire che cosa. Corrina è un personaggio assolutamente di una caratura tale che è assolutamente difficile, ripeto, secondo me anche da parte del suo avvocato, riuscire a capire quali sono le sue intenzioni. Quella del io la guardo dal mio punto di vista, per me quella, quando disse ci sono venuti a cercare, per me è una chiara ammissione della trattativa, ma siccome ci sono tante dichiarazioni, come per esempio quella alla quale facevo riferimento prima, di quell'assurda ricostruzione della strage di Via D'Amelio con l'ipotesi, cioè quella che sarebbe la rivelazione, tra virgolette, ma che secondo me rivelazione non è, di un meccanismo di preparazione dell'attentato assolutamente improbabile. Ripeto, sulle parole di Rina non si può mai fare affidamento o capire qual è il motivo per le quali lo lancia. Starà all'abilità dei pubblici ministeri, che gli faranno delle domande, riuscire a capire dalle sue parole qualche brandello di verità, ma saranno proprio soltanto dei brandelli di verità quelli che potranno venire fuori dalle sue deposizioni, e che sarà difficilissimo distinguere da quelli che invece sono brandelli di, o perlomeno messaggi lanciati invece per altri motivi. Ripeto, la caratura di Rina, delinquenziale, della personalità di Rina, è tale che è assolutamente difficile riuscire ad arrivare al senso e al motivo per il quale lancia certi messaggi. Diciamo, ragioniamo nel momento in cui questi messaggi partiranno, allora potrà servire ragionarci su. In questo momento, ripeto, lucubrare su quali possono essere le intenzioni di Rina stesso è assolutamente, abbiamo una scarsissima probabilità di indovinare le sue intenzioni. Certo. Eppure, ingegnere, se torniamo, mi scusi se ritorno all'argomento precedente,
ma credo che si debba prendere in considerazione alcuni, diciamo, collegamenti che possono forse esserci. Primo, se c'è uno scompaginamento dell'attuale equilibrio, gli squilibri coinvolgerebbero anche chi sta all'interno di un carcere e quindi potrebbe essere anche lui oggetto di attenzioni perché perderebbe, diciamo così, il comando. Ma anche uno squilibrio che si verifica all'interno di una compagine strutturata, perché c'è la rivalsa dei giovani rampanti all'interno di questa struttura, potrebbe essere anche facile preda per iniziative delle forze dell'ordine, perché potrebbero anche essere così più vulnerabili. Lei che ne pensa? Ma penso che è possibile, non so quanto probabile, è possibile. Ripeto, io tra l'altro, insomma, rendetevi conto, io diciamo, sono da Certo, questo punto di certo. vista, ho diciamo, delle conoscenze in più perché ho sentito per esempio le parole di mia cognata quando diciamo subito dopo la strage diceva, e queste frasi non la posso dimenticare, quando diceva, mi diceva, dice, guarda che la verità sulla morte del tuo fratello non si conoscerà mai, perché se si conoscesse salterebbe Italia mezzo paese. Io queste parole dette tanti, tanti anni fa, ce l'ho ancora nelle orecchie, non le ho mai dimenticate. Non le ho mai dimenticate anche diciamo, rapportandole a quelle cose che mia cognata prima ha detto prima di morire, quando probabilmente era diminuito per lei il timore che sicuramente, perché anche quello me l'aveva esternato nei primi anni dopo la morte di Paolo. Temeva per i suoi figli e quindi probabilmente per questo ci ha aspettato di essere vicino alla morte per dire cose che fino a quel momento non avevo mai detto. Non sentiamo più niente. Ecco. Mi sentite? Ecco, Sì, ci ora sì, sento. Salvatore. Dicevo che ho nelle orecchie le parole di mia cognata quando nei primi anni dopo la strage di Ramello mi diceva che se la verità non si sarebbe mai saputa perché altrimenti sarebbe saltato in Italia mezzo paese. Quando mia cognata me lo disse apertamente, aveva paura per i suoi figli, dopo aver perso il marito, aveva paura che le vendette di qualcuno, e non parlo della mafia, potessero anche interessare i suoi figli che allora erano piccoli, probabilmente per questo che aspettò gli ultimi anni della sua vita per rivelare certe cose che suo marito, a casa, ripeto, non parlava mai delle sue indagini, però era arrivato a dirle quando ormai era sicuro che la morte stava per arrivare, come quando gli disse che Subrani era punciuto. La stessa cosa. Salvatore, ti giro un messaggio che arriva dalla chat, un messaggio di saluto. Dice: Ciao Salvatore, sono Davide, agenda rossa della provincia di Bari. Un grande abbraccio e saluto con l'agenda rossa sul petto. A presto. Te lo dovevo Questi riferire. sono dei giovani, grazie a Dio ci sono tanti giovani in Italia che mi fanno sperare, che io quindi la speranza non l'ho mai persa, che un giorno la verità in questo paese possa arrivare. Io non credo che negli anni che mi restano da vivere io potrò vederla, ma questi giovani che ancora, anche se non erano neanche nati quando è morto Paolo Borsellino, continuano a sollevare l'agenda rossa per chiedere verità e giustizia, questi giovani sono oggi la mia speranza. E infatti, questo messaggio ci induce a fare alcune considerazioni, ingegnere, perché è auspicabile che fra alcuni anni, chissà, forse qualche decennio, esaurendosi la schiera dei politici che hanno partecipato più o meno attivamente agli accordi, ma anche ai contatti con i mafiosi, chissà, forse il fenomeno possa essere ridimensionato, vista l'attuale comportamento almeno un po' diverso o totalmente diverso
di alcune compagini politiche. Sì, questo è vero, però è anche vero che se da un lato il fenomeno proprio della mafia in se stessa potrà essere ridimensionato almeno nell'aspetto che ha assunto nel passato e che ha in parte ancora nel presente, ricordiamoci che la mafia ha una capacità di adattamento enorme. La mafia insomma, purtroppo ormai il tumore che era prima adesso e che quindi aveva un certo aspetto adesso si è metastatizzato e ha assunto forme diverse in tutto il nostro paese e non solo nel nostro paese, quindi forse certi fenomeni non ci saranno più, ma è più probabile che abbiano cambiato aspetto. La mafia, quella che era prima la mafia, l'attacco al cuore dello Stato, e poi cambia aspetto e diventa corruzione, diventa infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche. E la mafia, che prima diciamo si accordava con la politica e faceva accordo con la politica, che poi diventa anche essa in qualche maniera politica, cioè che riesce a mettere i suoi uomini all'interno della stessa struttura del paese. Questa è purtroppo la capacità, la grandissima capacità della mafia. Quindi io non posso sapere di qui a 10 anni, a 20 anni, quale sarà l'aspetto che avrà assunto la mafia. Ricordiamoci che la mafia c'ha una capacità di adattamento enorme, ha praticamente attuato la globalizzazione della criminalità organizzata molto prima che ci pensassero le industrie del nostro paese. Però potrebbe anche accadere che diciamo, interrompendosi questo periodo di tregua o di tacita connivenza, diciamo, riprenda anche vita una più feroce aggressività, visto che gli interlocutori non ci possono essere come i precedenti. Sì, può anche accadere questo. Sicuramente potrebbe essere anche quando, diciamo, io ritengo che gli uomini che condussero la trattativa 20 anni fa, parecchi di quelle persone oggi sono nei centri del potere nel nostro paese, e quindi quando queste persone spariranno e si porteranno i loro segreti nella tomba, come succederà poco a poco, le cose sicuramente potranno essere diverse. Non posso sapere e non assisterò a questa evoluzione, a questa ennesima evoluzione, ma sicuramente ci sarà. Però assumerà tra l'altro un carattere, non scordiamoci che io parlavo poco prima di globalizzazione della criminalità organizzata. Non scordiamoci che il grandissimo problema è che mentre la criminalità organizzata si globalizza, non altrettanto fanno, diciamo, quegli organismi che dovrebbero contrastare la criminalità organizzata, perché non scordiamoci che oggi in Europa diciamo, è solo l'Italia ad avere una legislazione che, grazie a Paolo Borsellino, grazie a Giovanni Falcone, diciamo, è almeno in parte, diciamo, atta a combattere la criminalità organizzata attraverso gli articoli 416 bis e così via. Ma in Europa tutto questo non esiste. Ci sono i tedeschi che hanno detto esplicitamente a mia sorella, quando era nella commissione che doveva studiare una legislazione europea comune, hanno detto che a loro interessano che i soldi che arrivano, i capitali che arrivano in Germania paghino le tasse, non interessa da dove arrivano questi capitali. Sì. E quindi c'erano chi come altri paesi del nord Europa, la criminalità organizzata, faticavano a capire di che cosa si trattasse. E d'altra parte il fatto che possa succedere che in Italia venga assunta una norma europea che dice che un criminale non può partire il processo a un criminale se il criminale stesso è latitante, cosa che non farà partire il processo Borsellino Quinquest nel momento in cui partirà,
quello che riguarda Matteo Messina Denaro, è una cosa assolutamente assurda che si recepisca una norma europea che può valere in Europa, dove la latitanza dura al massimo qualche mese, si recepisca in Italia dove le latitanze durano decenni. In questa maniera non si sarebbe mai potuto fare un processo a Riina, non si sarebbe mai potuto fare un processo a Provenzano, se non nel momento in cui 40 anni dopo 40 anni di latitanza sono stati assicurati alla giustizia. Non si potrà mai fare il Borsellino Quinquies fino a quando durerà la latitanza di Matteo Messina Denaro, cioè non sappiamo ancora quanti decenni. Salvatore, i noti forniti dalla Procura della Repubblica di Palermo rispetto alla crescita in percentuale dei reati di ogni genere, parliamo dei furti in appartamento, alle rapine, allo spaccio di stupefacenti, insomma ogni tipologia di reato prevista dal nostro ordinamento, è davvero preoccupante. E questo risponderebbe a quei criteri di adeguamento ma anche di penetrazione che la mafia mette in atto nei territori. Grande responsabilità forse va attribuita anche alla gravissima crisi economica che il paese, in particolare alcune terre proprio come la tua Sicilia, vivono in maniera molto molto sentita in questo momento. Tu hai un osservatorio privilegiato, la Casa di Paolo, che è un progetto che sei riuscito a realizzare con le tue sole forze, nonostante i tanti ostacoli e le infamie che sono state messe in circolazione. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, che cosa, oltre alla crisi economica, agevola, aiuta la penetrazione mafiosa nel territorio nazionale? Guarda, io diciamo sono orgoglioso della realizzazione della Casa di Paolo, perché in effetti l'ho realizzata non io soltanto, attenzione, perché è stata realizzata tu e tutto il movimento, certo. Grazie a tutto il movimento della Gente Rossa, soltanto certo. Da loro sono venute le offerte anche minime, diciamo, che hanno permesso di realizzare quella struttura che negli ultimi giorni di gennaio abbiamo anche aperto al ricovero dei senza tetto, visto che si trattava di un momento di emergenza. Purtroppo è una piccola realtà, me ne rendo conto, ma è dalle cose piccole che poi si può arrivare alle cose più grandi. Purtroppo è vero che potrei avere una situazione privilegiata, è anche vero che io purtroppo posso stare a Palermo semplicemente per alcuni periodi dell'anno e poi devo ritornare qui dove ho la famiglia e il lavoro. Però io, diciamo, non, per quanto riguarda i crimini comuni, la mafia non è quella, la mafia non c'entra nulla con quello. Certo, diciamo l'aumento di questo tipo di criminalità è anche dovuto al fatto che sicuramente certe crisi si sentono più forte in certe regioni come appunto la Sicilia, e quindi può aumentare la criminalità perché c'è più gente che per poter continuare a vivere si deve rivolgere anche alle rapine, anche al furto e così via. La maniera purtroppo in cui ci si deve, qualcuno pensa di potersi arrangiare in quelle cose, però io non credo che queste cose abbiano niente a che fare con la mafia è tutt'altra cosa. Se parliamo dell'aumento della corruzione, se parliamo dell'aumento della esattamente. Allora quello sì, quella è mafia, anche se non sempre gli si vuole dare questo nome, si sta a disquisire se si possa parlare di mafia capitale, se si deve chiamare effettivamente mafia in un'altra maniera, non importa come si chiama, l'importante è che secondo me in ogni caso è appunto dovuta alla metastatizzazione di quello che è il fenomeno mafioso nel nostro paese, perché se con la mafia in un paese si arriva a trattare, è chiaro che poi degrada tutta la proprio
l'anima dello Stato stesso. Del paese, ed è quello che è successo. Oggi credo che la corruzione sia diventata un fenomeno così diffuso da essere diventato praticamente la normalità, più che altro. Infatti i reati di corruzione sono aumentati del 37% e questo è un trend a crescere, per cui non è confortante questo dato. La cosa Un'altra. è che non è confortante soprattutto il fatto che la legislazione dovrebbe essere adeguata, cioè certi Ecco. fenomeni non possono cadere in prescrizione, cioè certi reati non possono cadere in prescrizione. Per i reati, contro lo Stato e anche la corruzione, anche la concussione, insomma, questo tipo di reati sono reati che a mio avviso non dovrebbero cadere in prescrizione. Io vorrei sapere se è stata fatta una statistica, è stata fatta di sicuro, ma quanti politici corrotti sono oggi in galera? Le galere sono piene di altra gente, non di politici corrotti, non di amministratori corrotti. Quanti effettivamente scontano la loro pena e quanti reati cadono in prescrizione? Quanti nell'iter dei processi che in Italia purtroppo durano decine di anni, alla fine poi non vengono assolti e quindi possono rifarsi o perlomeno proclamare la loro verginità, quando sicuramente di verginità non si tratta. Salvatore, come consideri l'assenza dell'ANM all'inaugurazione dell'anno giudiziario? Considero una giusta protesta contro chi attraverso metodi anche non ortodossi cerca di attentare all'indipendenza della magistratura. Grazie a Dio oggi ritengo che l'ANM abbia un presidente che a queste cose è particolarmente sensibile e quindi sta agendo giustamente nel senso in cui è indispensabile che la magistratura agisca. In Italia da anni si assiste ai tentativi di un attentato a quello che erano dei principi cardine della nostra Costituzione, cioè proprio l'indipendenza dei poteri dello Stato. Ingegnere, io, siccome ho sentito parlare di metastasi, e quindi la deformazione mi spinge a fare alcune considerazioni, e cioè quelle relative a un cancro, ma anche ad una malattia che ormai credo che sia oltre che cronica. Di solito quando le malattie sono croniche si stabilizza e diventa più lento il processo aggressivo, ma anche quello difensivo del malato che porta questa malattia. Però ho anche imparato che in questi casi uno dei due prima o poi crolla, quasi sempre il portatore della malattia, oppure crollano entrambi. Questa storia di questa nostra nazione è una storia cronica, è una storia che sembra non abbia mai fine e non si sa più chi è il portatore e chi è la malattia. Mi scusi se le faccio questa domanda, ma Credo che la è come se stessimo vedendo. sia sicuramente molto, molto attinente. Non, io ho sempre adoperato, perché l'ho sempre sentito proprio come tale, questa metafora della metastasi di un cancro che inizialmente era in un arto periferico dell'organismo del nostro paese, che poi si è metastatizzato. Purtroppo è la realtà, e io credo che purtroppo a soccombere prima della malattia sarà il malato. Eh sì, se non si trovano delle terapie giuste, purtroppo avverrà questo. In realtà, anche se le ultime statistiche mi pare di poter dire abbiano individuato una più lunga permanenza di malattia anche in caso di tumori, sembra che abbiamo imparato meglio a fronteggiarli, però il tumore o va distrutto oppure non si ferma, va avanti. Per Ed quanto è quello. tumore sì, ma in questo caso la similitudine si ferma, perché mentre nel caso dei tumori si sta studiando e si stanno facendo grossi passi per Sì. il
la frontale del tumore, lo stesso non credo che si sia fatto per quanto riguarda questo cancro che affligge l'organismo del nostro paese. L'ultimo, attacco a questo tumore fu il Maxi processo a Palermo. Da quel momento in poi e poi soprattutto il grande successo della conferma in Cassazione delle sentenze del Maxi processo, da quel momento in poi c'è un piano inclinato che trascina verso il basso. Non ho visto nient'altro per quanto riguarda possibili cure di questo tumore, assolutamente nulla nel nostro paese, anzi, ho visto esattamente il contrario. Beh, Addirittura qualcosa c'è, Salvatore. col tumore si è arrivato a trattare. Sì. Sì, però per fortuna c'è ancora una parte sana, c'è il movimento delle agende rosse, c'è una certa magistratura, c'è una certa opinione pubblica, c'è una certa parte di giornalisti, Antimafia 2000 la rappresenta egregiamente con altre piccole realtà. Sì, E ma lei lo molto è capisce di cosa poco. sta parlando? Sta parlando di realtà piccolissime, Sì, sta parlando infatti lo non di dicevo. realtà piccole, ma piccolissime. Che cos'è Esatto. un giornale come Antimafia 2000, per carità, coraggiosissimo, ma di fronte alla totalità della stampa che di mafia, di trattativa non parla, non vuole parlare, ma mi dice lei in quale dei programmi dei leader politici nelle elezioni si parla di mafia? Cioè, è il male Quella presenza, fondamentale del sono nostro d'accordo. paese e non se ne sente parlare. Di che cosa sentiamo parlare oggi? Cioè, il nostro paese sta scivolando veramente nel baratro, si sente parlare solo di scissioni e di lite all'interno dei partiti. È un panorama assolutamente avvilente quello al quale assistiamo. Non Reale. si parla dei problemi del paese, ma si parla dei problemi dei partiti, di legge elettorale per far sì che l'uno o l'altro partito possa prevalere, perché in questo contesto che si studia la legge elettorale, non per cercare di scoprire la migliore maniera di rappresentare il paese, ma la migliore maniera, si studia per la migliore maniera in cui il partito al potere possa continuare a conservare il proprio potere. Io non sento parlare di altro quando quelle rare volte che mi accendo la televisione per guardare il telegiornale, non si parla di altro nel nostro paese, non si parla di programmi per lottare alla mafia, non si parla di programmi per impedire che nascano le emergenze. Siamo veramente un paese allo sbando. Assolutamente, non c'è nessun partito che abbia. Antonella, scusa se mi intrometto dalla redazione di Radio Service. Volevo riferirmi un attimo a Salvatore Borsellino. Cioè, per dar manforte a quello che ha detto, quando ci sono le conferenze, per esempio, con i magistrati, mi ricordo quella di Venezia con Nino Di Matteo, dico nel Veneto, tra giornali, quotidiani, radio, televisioni locali e non. Cioè, c'ero solo io lì con la telecamera, ma dico, ma questa grande della stampa, cioè non ho capito, poi ci fanno anche tanto di corsi di formazione, ma perché poi nei fatti concreti si vedono questi buchi enormi, queste voragini? Questa è una vergogna nazionale. Difatti, Non ho Massimo, era capito. proprio questo che si voleva sottolineare, che solo delle piccole realtà si occupano di un problema enorme come questo, mentre c'è il silenzio tombale, assoluto, da parte non solo delle istituzioni, ma anche degli organi di informazione che hanno un'enorme responsabilità in tutto questo, enorme. Ma Quindi, ancora di soltanto più. che all'udienza del processo in cui, diciamo, la mia parte civile ha presentato le sue conclusioni, non c'era un giornalista, devo Nessuno. dire che non c'era neanche il pubblico ministero che all'inizio della seduta si è alzato e se n'è andato lasciando la sua poltrona desolatamente vuota, mentre noi presentavamo dei video che a mio avviso avrebbero potuto servire al pubblico ministero per le carenze che ci sono state in quel processo, nelle indagini di quel processo. Invece, anche in quel caso, che cosa è successo? Che alla fine, perché proprio perché io avevo fatto notare
l'assurdità dell'assenza non solo della stampa, ma anche addirittura del pubblico ministero. Il procuratore, ex procuratore capo di Caltanissetta, Lari, oggi procuratore a Palermo, ha semplicemente detto che era stato fatto un attacco ai pubblici ministeri. Ma lei ritiene normale che un pubblico ministero, al momento in cui parla una parte civile importante, perché si tratta di quella del fratello del magistrato, in cui presentavamo un video che la Corte ha visionato attentamente per gli elementi che avevamo portato, non partecipa neanche alla seduta? Questo è purtroppo il nostro paese. Niente giornale, ingegnere, pure pubblico ministero al processo. Ingegnere, pure, ecco, cosa ne pensa lei del fatto che Palermo è stata individuata come la città della cultura dell'anno in corso? Spero che Palermo, che sicuramente è una grandissima... Di quale cultura? È una grandissima città di cultura, in cui ci sono testimonianze di uno splendido passato, anche se purtroppo oggi il presente non lo è alla stessa maniera. Penso che possa essere un'occasione, una grandissima occasione per Palermo, un'occasione che è stata sfruttata da altre città e che a Palermo potrebbe servire per il rilancio di quella povera e disgraziata città, di quella bella e disgraziata città. Bene, Salvatore, noi ti ringraziamo davvero col cuore per essere stato con noi questa sera e ti lasciamo andare a riposare, perché l'ora si è fatta davvero tarda. Speriamo di poter... perché siete tra i pochissimi che date voce a chi la voce purtroppo non ha. Fino a che potremo, Salvatore. Grazie, sempre. Grazie della sua presenza. Grazie ancora, un grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie Salvatore, buonanotte e buon lavoro sempre. Arrivederci. Buonanotte. Bene, è sempre stimolante ascoltare Salvatore Borsellino, che nonostante le tante delusioni riesce ancora ad avere tanta grinta e tanta energia, e lo ha ampiamente dimostrato. Sono le 22:49, magari diamo così uno sguardo veloce ai titoli pubblicati su antimafia2000.com. ricordo che chi volesse può anche abbonarsi o alla forma cartacea o al formato PDF, c'è uno spazio apposito dedicato a questo naturalmente, e quindi basterà visitare il sito e troverete lì tutte le informazioni utili per effettuare l'abbonamento. Vi consiglio di farlo non perché siamo parte in causa, ma perché, come giustamente diceva Salvatore, è una delle poche piccole realtà, ma insomma, ha il suo peso specifico, diciamo così. Dunque, cominciamo con la lettura dei titoli. L'anno giudiziario è quel silenzio che uccide, a firma di Giorgio Bongiovanni. Cercherò di essere rapida per non togliere tempo a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Poi abbiamo... No, vai tranquilla, che non ci sono aggiornamenti importanti, vai tranquilla. Ah, ok. Allora, processo, dicevo, Mori Obinu, c'è il ricorso in Cassazione per la Procura Generale, travisamento della prova su un documento decisivo, a firma di Aaron Pettinari. Il processo è trattativa, se parlasse Totorina, il capomafia tramite il legale... si dice disponibile all'esame dei PM, di Aaron Pettinari, un articolo molto interessante che appunto vi dà diverse chiavi di lettura rispetto a quello che potrebbe accadere. Ancora andando avanti troviamo anno giudiziario, alla gogna, fuga di notizie e processi mediatici, a firma di Miriam Cuccu. Quando Ciampi scriveva di Forza Italia, P2 e Falange Armata, Scalfaro era molto preoccupato dopo le perquisizioni nella sede romana del partito di Berlusconi, sempre a firma di Aaron Pettinari. Poi ancora di spalla troviamo contro colletti bianchi, risposta giudiziaria priva di efficacia di Roberto Scapinato. Questo è l'intervento che il procuratore generale ha tenuto, un attimino solo che scorro la pagina per darvi più informazioni, l'intervento del procuratore generale di Palermo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017.
Poi ancora, rapporto di A in Cosa Nostra, insofferenza verso i corleonesi, sempre a firma di Arlo Bettinari, e di seguito 'Ndrangheta, la Dia, connubio tra cosche e professionisti, di Miriam Cucco, scusate. Omicidio Ilardo, l'accusa chiede l'ergastolo, di Francesca Mondin. Di Matteo, contrastare la corruzione serve un salto di qualità. E sarebbe stato bello parlarne anche con Salvatore, ma davvero non potevamo trattenerlo oltre. Scendendo, Mafia News, 'Ndrangheta, ex gran maestro, collusione Goi 'Ndrangheta, per questo mi dimisi. L'audizione in commissione antimafia, seppi di traffico d'armi in elenchi P2, 3.000 persone. Cosa Nostra. Bari, processo a maresciallo Masi, sentiti tre superiori. Ancora nella sezione Focus, mafia, chiusa indagine sulla gestione Saguto, della redazione di Antimafia 2000. Volevo segnalarvi anche Tina Anselmi, la partigiana bianca che veniva da lontano, il libro in cui si raccontò ad Anna Vinci, a firma di Saverio Lodato. Ancora scorrendo la pagina di antimafia2000.com, nella sezione Terzo Millennio, guerre, secondo Gorbaciov, il mondo si sta preparando alla Terza Guerra Mondiale. Ancora, per quanto riguarda il settore crisi, l'offerta dei gatekeepers di Giulietto Chiesa, la recente decisione di Google Advance di cancellare BioBlue, il sito diretto da Claudio Messora. Esteri, Giulietto Chiesa, Donald Trump rischia la vita, ma non può più tornare indietro. Ancora scendendo nella pagina del giornale online, opinioni, attualità. La 'Ndrangheta ha evitato lo scontro con lo Stato e si è rafforzata grazie alla corruzione. L'intervista ad Antonio Nicaso. Società, perché Rina vuole parlare, a firma di Luciano Miró, questa è un'altra lettura sulla dichiarazione di voler parlare fatta appunto dal boss di Corleone. Ancora nel settore politica, allora legale di Salvatore Borsellino. Scendendo ancora nella sezione di La Tua, raccontare in musica e parole il coraggio delle idee di Antonio Caldarelli e Maria Marzullo. Dunque andiamo a leggere perché questa è un'iniziativa che si terrà a Pordenone. Un attimino solo, apriamo il link per capire di che cosa si tratta. Dunque, il venerdì 27 gennaio si è svolta presso il teatro Mascherini di Azzano Decimo, alla presenza di circa 300 spettatori, la performance musico-teatrale del cantautore veneto Pablo Perissinotto, dal titolo Solitari, Padani Umani. Massimo, a tal proposito, vorrei chiedere a te, che sei appunto da Venezia, si stanno susseguendo tutta una serie di attività culturali, artistiche nel Triveneto e non. La settimana scorsa c'è stata la presentazione del libro 1994, l'anno che cambiò l'Italia. Abbiamo avuto ospite Andrea Del Zozzo delle Agende Rosse e l'autore. Ti chiedo Massimo, secondo te qual è l'apporto che la cultura può dare nella lotta alla mafia? O comunque nella lotta di contrapposizione alla cultura mafiosa? Ah, quello di promuovere trasmissioni, approfondimenti, interviste, reportage sulla legalità e far entrare queste informazioni nelle scuole, assolutamente. Ecco, quindi questo può fare da contrasto a questo, come dire, a questo tumore che ha l'Italia, che tutto il mondo ne parla, che però i media nazionali italiani non parlano. È un valore aggiunto sicuramente, quindi è un altro modo per contrapporre una politica della legalità, della giustizia. Certo, assolutamente, promuovere programmi di questo tipo, ma perché non li fanno? Perché tutto in funzione del denaro, no? Siccome non si vende in quei programmi pubblicità, non c'è un audience sufficiente, eccetera, e allora si scartano. E allora succede che magari, non so, anche il singolo giornalista propone dei progetti interessanti, però non gli viene dato lo spazio, viene bocciato. Capisci? C'è il fatto stesso che le TV non vengono. Nei convegni su questi argomenti porta
a un impoverimento, no? Cioè non vengono a meno che tu non li paghi a caro prezzo, insomma, capisci? Certo. Allora sono i freelance che fanno questo lavoro che le altre emittenti nazionali e anche non fanno. I freelance fanno a spese loro, allora ecco che questi prodotti vengono alla luce, però sono in pochi, cioè quello è il problema. Certo, comunque sono d'accordo con te, ci vorrebbe questa informazione per contrastare appunto questa situazione che ha l'Italia. Quindi benvengono tutti questi programmi di informazione, di approfondimento, ma anche diciamo nel campo, come si dice, nel campo artistico, ecco, ci possono essere, ad esempio, non so, delle sculture, per esempio, che rappresentano il calcio-mafia, quindi fare delle trasmissioni su quelle cose, si contribuisce sempre a dare un contributo contro, il calcio-mafia. A tal proposito, desidero segnalare ai nostri ascoltatori che lunedì 13 febbraio alle ore 17:30 alla CGIL di Catania, Croce 40, presso la Sala Sebastiano Russo, Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000, presenta il suo importante lavoro, Suicidate Attilio Manca. Intervengono Sebastiano Ardita, Santina Sconza, Pina Panella e Angela Manca. L'evento in collaborazione con CGIL e ANPI Catania. Naturalmente è stata creata anche una pagina Facebook dell'evento stesso, trovate il collegamento nella sezione Ci vediamo a rispetto ai libri. Ancora, per quanto riguarda gli eventi, per non dimenticare, incontro con Margherita Asta. Apriamo qui l'appuntamento, ecco qui. 30 anni fa le cosche mirarono al magistrato Carlo Palermo. L'autobomba uccise una donna e i suoi bambini. Ora la figlia più grande racconta quella tragedia. 2 aprile 1985, ore 8:35, un'autobomba esplode a Pizzo Lungo, vicino Trapani. Il bersaglio dell'attentato è il giudice Carlo Palermo, è vivo per miracolo. A fargli da scudo è stata l'automobile di Barbara Asta, che sta accompagnando a scuola i due figli di 6 anni, Giuseppe e Salvatore. Dei loro corpi non resta quasi niente. E questo è un altro episodio tragico, davvero tragico, perché tante sono le vittime di mafia, purtroppo, vittime innocenti. E Margherita Asta, infatti, il 3 febbraio sarà a Santa Teresa di Riva, Messina, dove in vari incontri della giornata racconterà la sua storia e le sue emozioni, sottolineando un ulteriore spaccato di storia recente che ha portato ancora una volta al sacrificio di vittime innocenti, che mai come in questo caso potevano e dovevano essere risparmiate dalla crudele barbarie umana. Gli incontri avranno inizio al mattino alle ore 9 presso la palestra dell'IS di Santa Teresa di Riva, dove Margherita Asta dialogherà con gli studenti. Appunto, Massimo, come dicevamo, l'importanza di portare nelle scuole questo tipo di informazione. E scorrendo ancora sulla pagina di Antimafia 2000, nella sezione incontri troviamo Ripartire dai Sibillini dopo il sisma. La fotografia del social diventa solidale. Fermo 4 febbraio, di Andrea Braconi. Bene, penso che c'è la sezione poi di Alternativa Pandora TV, c'è un giudice a Trani di Giulietto Chiesa e parla del pubblico ministero Michele Ruggero che ha esercitato il suo dovere di controllo pubblico. Putin picchia le donne, questa è una notizia che va sicuramente approfondita perché purtroppo è stata riportata in maniera forse non del tutto corretta. Ancora nella sezione di Alternativa c'è chi è Trump e dove ci porterà se resterà. Sempre a firma di Giulietto Chiesa. Bene, sono le 23. Io chiedo a Massimo Bonella se ci sono aggiornamenti dell'ultimo. Non ti sento più, Antonella. Benissimo Massimo, vai tranquillo, se ci sono aggiornamenti appunto dell'ultima ora e per andare in chiusura poi con la sigla. Ah, perfetto, sì, l'ho sentita benissimo, una voce squillante, meglio di sempre, proprio l'ultima parola, le ultime
parole sono sparite. Comunque mi collego col discorso di prima della legalità, porto un esempio. C'è stata una iniziativa molto importante da parte dell'associazione Terra Mater, la presidente, la dottoressa Maria Marzullo, un'iniziativa, un progetto dal titolo Progetto Indagine sulla legalità. Qui ci sono state fatte delle interviste, qui sono state interessate le scuole, quindi un programma poi realizzato tutto per intero da Maria Marzullo, quindi con delle interviste. Io lo ricordo perché questo programma è all'interno della nostra testata penetraogtv.net, che tutti possono quindi entrare e vederlo. Oramai è arrivato a circa la metà home page, siamo a taglio medio, ecco. Comunque c'è l'intervista alla dottoressa Armida Muzzo, dirigente scolastico istituto comprensivo Villa Varga di Brugnera, siamo in provincia di Pordenone, poi il dottor Maurizio Malachin, dirigente scolastico istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Fontana Fredda, sempre in provincia di Pordenone, poi al giornalista Giorgio Bongiovanni, che è il direttore della testata Antimafia 2000, che stasera è stata in più occasioni nominata, poi all'avvocato Tamara Tonus, curatore degli incontri sulla legalità, e al giornalista Lorenzo Baldo, vice direttore della testata Antimafia 2000, nell'occasione della presentazione del suo libro Suicidate Attilio Manca. Ecco, il programma è stato appunto, come dicevo prima, curato dalla dottoressa Maria Marzullo, che è anche presidente dell'associazione Terra Mater. Ecco, ad esempio, questa iniziativa è importantissima, ovviamente non c'era nessuna televisione. Ecco, perché c'è questa mancanza? Allora, arrivano i freelancer, arriva il sottoscritto che cerca poi di darlo gratuitamente a più emittenti locali che sono aperte a questi argomenti, perché se tu glielo proponi a quelle nazionali o anche ad altre TV web che comunque hanno tagli per conto suo, non te lo mettono nemmeno in onda, capisci? Ecco, perché succede anche di queste, succedono anche di queste cose qui, no, giusto perché la gente sappia, insomma, ecco, come funziona questo mondo qua. Stiamo sempre quindi un programma da vedere, lo trovate, ripeto, all'interno della emittente online testata giornalistica pianetaogtv.net. Dopodiché niente, abbiamo a taglio primo una notizia appena arrivata, pubblicata poco fa, che riguarda il Centro Internazionale Radio TV Capodistria, notizia che ce l'ha inviata l'Unione Italiana, l'ho letta prima, quindi andiamo avanti. Poi abbiamo altri approfondimenti, come ad esempio c'è il secondo qui, Pianeta Oggi Report, il nostro settimanale di lista tutto campo, con intervista all'architetto Edoardo Bitt e a seguire Angelo Speranza, organizzatore di vari corsi informativi. Poi abbiamo un replay del 2016 con le notizie più importanti, abbiamo scelto collegandoci ancora con TV Capodistria, il compleanno, compie 45 anni questa emittente, prima emittente a colori, che ha sempre portato un programma serio nel nostro paese e quindi meritava appunto ricordarla, sono nato per questo motivo qui. Poi un altro replay, siamo nel 2016, con un'altra interessante importante intervista a Giorgio Bongiovanni, dove si parla della situazione del mondo di oggi. Fino ad arrivare alla presentazione delle ultime sculture del noto ambientalista ed artista Renzo Bortolussi. Ecco, anche lui ad esempio in queste forme artistiche manda un messaggio e fa vedere come il mondo sta andando sempre peggio. Ecco che anche qui una TV che riprende questo messaggio, che lo diffonde, è un fatto molto positivo, e anche qui non lo si fa mai o quasi mai, insomma. Fino ad arrivare ad una sorpresa, abbiamo anche il nostro editore di Radio Saius Network, Rosario Moreno, che spiega un po' le nuove tecnologie e il ruolo di queste nuove tecnologie, che appunto, ecco, proprio su queste nuove tecnologie, su questi nuovi media, diciamo, online, si possono arricchire con queste trasmissioni interessanti, cioè quello che non fa l'emittente nazionale. Certo, qui c'è una diffusione più limitata rispetto a loro, però intanto facciamo, insomma, sempre meglio
come dire, fare che non fare, ecco. Questo è quanto. Poi un'ultima notizia che vi posso dare, c'è stata, vediamo un po' se la trovo, vediamo un pochettino, è una notizia di sport, che c'è un recupero tra Pescara e Fiorentina, ha vinto la Fiorentina per 2-1. Allora, prima di chiudere, come sapete, c'è la notizia in primo piano della strage di Viareggio. Vi ricordo il blog, il sito internet dell'Associazione Familiari Vittime del 29 giugno, dal titolo Il mondo che vorrei, è una onlus, e risponde a questo indirizzo internet. Il tutto attaccato, il mondo che vorrei, viareggio.it. Ecco, ve lo ripeto, lo ripeteremo per altre puntate anche, perché io vorrei veramente far conoscere alla gente il più possibile questo grido, diciamo, ecco, di questa gente che sta veramente soffrendo per tutti i familiari persi in quella maniera, poi, ma sono cose impensabili. Allora, il mondo che vorrei, viareggio.it. Ve lo ripeto ancora, il mondo che vorrei, viareggio.it. Ecco, andate a vedere, qui trovate diverse, l'ho visto anche prima di cena, ci sono diverse informazioni molto molto importanti. Ad esempio, qui vedo in Bulgaria un disastro, fotocopie di Viareggio, anche qui è successa la stessa cosa come è successa a Viareggio. E vi do una chicca per coloro che ci seguono anche da fuori, diciamo, Triveneto. Pensate che a Chioggia Sottomarina, queste due importanti, ecco, stanno costruendo un gigantesco stoccaggio di GPL con bomboloni alti come un campanile, circa 60 metri, larghi 8 metri, a ridosso delle case. Ora, se solo per disgrazia, perché per quanto dicono sono in sicurezza, in super sicurezza, ma se solo per sbaglio, per qualche motivo X, non lo so, un forte terremoto, un qualsiasi cosa, che di ultimi tempi ne vediamo di cose anomale, salta per aria uno di questi, cioè vengono spazzate via Chioggia Sottomarina, ma in un batter d'occhio. Pensate che tragedia, quanti morti che ci sarebbero. Ecco, tanto per dirne un'altra, questa è l'Italia di oggi, ma non che lo inventiamo noi. Qui stiamo facendo un elenco di fatti che vediamo, e poi ognuno si farà le proprie conclusioni. Ecco, allora, alle 23:08 io credo che per oggi, per questa sera, basti gli avanzi. Vi restituisco la linea. Non è così, Antonella, basta e avanza, cioè, penso proprio di sì, Massimo, penso proprio di sì, così ci addormentiamo bene stasera. Ma benissimo, queste cose sono anche denunciate, insomma. Antonella, buon proseguimento, certo. Buonanotte a tutti e a presto. Grazie a Massimo Bonello, editore lista di Pianeta Oggi TV.net, grazie a Rosario Moreno per la sua assistenza, per la sua regia da Treviso, grazie a Ugo per la sua assistenza da Modena, e grazie soprattutto agli ascoltatori, ai quali diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Radio Saius, per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci.